Leggiamo questi altri tre problemi. Determina tre numeri naturali consecutivi tali che il loro prodotto sia pari al cubo del secondo diminuito di 3. La somma della quarta parte di un numero con il doppio del numero stesso equivale al numero aumentato di 15. Trova tale numero. Dividendo un numero per 4 o sottraendo 7 alla metà del numero, otteniamo lo stesso risultato. Trova tale numero. Risolviamoli. In questo primo dei tre problemi proposti in questo video, ci chiedono di trovare tre numeri naturali consecutivi tali che il loro prodotto sia uguale al cubo del secondo diminuito di 3. Molto semplice anche questo, naturalmente non li sto facendo tutti, ne sto saltando due o tre, ne salterò pochissimi. Quei pochi che salto, naturalmente potete farli sulla base di quelli che stiamo facendo, molto simili, no? Il numero precedente è una divisione di un numero in tre parti, abbiamo già visto due esempi su questo, quindi credo che siano sufficienti per poi fare anche esercizi simili a quelli che abbiamo già visto. Dunque, determina, trova tre numeri naturali consecutivi. Allora, con n indico il primo numero naturale. Oh, lo indico con n e non con x, quindi la variabile sarà n, ma non cambia niente, per il semplice motivo che parliamo di numeri naturali, diciamo che va benissimo anche utilizzare la x, però per essere precisi parliamo di n, primo numero naturale. Chi è il secondo numero consecutivo adesso? Visto che parliamo di tre numeri naturali consecutivi, è chiaro che n più 1 sarà evidentemente il secondo numero naturale consecutivo. Il terzo è chiaramente sarà evidentemente n più 2. Terzo numero, ci metterò più tempo a scrivere questo che a fare l'esercizio, però preannuncio. Terzo numero naturale consecutivo. Allora, se abbiamo impostato questo, si dice che il prodotto tali che il loro prodotto, quindi vuol dire il prodotto fra n più 1 ed n più 2, sia pari, sia uguale al cubo del secondo. Beh, il secondo l'ho scritto lì, vedete, se ne scrivo tutto quanto non ho problemi, al cubo di n più 1 diminuito di 3, e quindi vuol dire meno 3. La variabile è l'incognita n, come se fosse x, non cambia niente. Moltiplichiamo. Dunque, tenendo conto che n moltiplica il prodotto fra n più 1 e n più 2, n per n, n al quadrato, n per 2 è 2n, 1 per n, 2, 1 per n, n più 2n è sicuramente un 3n, 2 per 1 2, uguale cubo del primo n cubo più 3n al quadrato più 3n, triplo prodotto del quadrato del primo per il secondo, triplo prodotto del quadrato del secondo per il primo. Cubo del secondo termine, cubo di 1 è chiaramente 1, meno 3, ovvero n per n quadro è un n cubo, n per 3n è un 3n al quadrato, n per 2 è un 2n, tutto questo è uguagliato a n cubo più 3n al quadrato più 3n, 1 meno 3 è meno 2. Per la regola della cancellazione se ne vanno n cubo da una parte e n cubo dall'altra. Per la regola della cancellazione se ne vanno 3n quadro da una parte e 3n quadro dall'altra. Trasportiamo il 2n da sinistra a destra cambiandolo di segno e rendendolo pari a meno 2n, in modo tale che 3n meno 2n faccia proprio n. Se portiamo meno 2 dall'altra parte, guardate cosa abbiamo ottenuto. Abbiamo ottenuto che n è pari a 2, il che vuol dire che n uguale 2 è il primo dei tre numeri naturali. È evidente che n con 1, n con 2 uguale a 3, sarà il secondo dei tre numeri naturali, n con 4 uguale a 4 sarà il terzo dei numeri naturali. 2, 3, 4 sono proprio tre numeri naturali, chiaramente tra di loro consecutivi. Anche questo secondo problema è facilissimo, ci parlano di una somma della quarta parte. Il problema recita così: la somma della quarta parte di un numero con il doppio del numero stesso equivale, è pari al numero aumentato di 15. Determina questo numero. La somma tra la somma della quarta parte di un numero con il doppio del numero stesso. Come al solito, il numero lo possiamo tornare a indicare con la lettera x, incognita x. La somma della quarta parte di un numero, la quarta parte di x è x quarti, o un quarto x evidentemente, più
con il doppio del numero stesso, il doppio di x è 2x, equivale al numero che è x aumentato di 15. Minimo comune multiplo, chiaramente non può che essere 4, diviso 4 1 per xx. 4 diviso 1 4 per 2x è un 8x. 4 diviso 1 4 per x è un 4x, già uguale avevo messo peraltro. Più 4 diviso 1 4, 4 per 15 chiaramente è un 60. Trasportiamo il 4x a sinistra, diventa meno 4x, 8x più x è 9x, non 4x è un 5x uguale a 60. Dividiamo ambo i membri per 5 per il secondo principio di equivalenza delle equazioni, ottenendo che 5 quinti è 1 per xx, 60 quinti è chiaramente 12. Il numero così che viene richiesto è, anche in questo caso, ovviamente il numero 12. Terzo e ultimo esercizio di questa carrellata, questi tre problemi numerici di primo grado. Il problema dice che dividendo un numero per 4 o sottraendo 7 alla metà del numero si ottiene lo stesso risultato. Vuol dire che le due cose sono uguali, no? Cioè, cosa vuol dire? Allora, dividendo un numero per 4 vuol dire che dobbiamo dividere per 4 il numero. Cioè, se x... Allora, intanto, lo ripeto come al solito, ma... ha sempre messo chiaramente x è il nostro numero. Cosa vuol dire dividere un numero per 4? Beh, x è il divisore, 4, x, scusa, x è il dividendo, 4 è il divisore. Dividendo un numero per 4 o sottraendo 7 alla metà del numero si ottiene lo stesso risultato. Quindi x quarti sarà uguale a chiaramente la metà del numero meno 7. Quindi x mezzi meno 7. È questo che dobbiamo impostare come equazione, con la qua. Minimo con il multiplo tra 4, 2, 1 e 4, diviso 4, 1 per xx, uguale 4 diviso 2, 2 per x è un 2x, 4 diviso 1, 4 per meno 7, più per meno meno, 4 per 7, 28. Possiamo fare così, il meno 28 lo portiamo a sinistra e cambia di segno per la regola del trasporto, diventa 28. L'x lo portiamo a destra e cambia di segno per la regola del trasporto, diventa meno x, 2x meno x è x. Avete visto che il numero da ottenere è il numero x uguale 28.